Proteste in Bielorussia contro le limitazioni alle esportazioni imposte dal governo del presidente Lukashenko per arginare gli effetti della crisi economica. Con una svalutazione del 36% della propria divisa, il governo aveva calmierato i prezzi di alcuni beni alimentari. Conseguenza immediata, la nascita di un'attività di scambio frontaliero che permetteva di applicare prezzi più alti oltre il confine con la Polonia. Il governo ora ha imposto limitazioni anche a quelle attività, riducendo le quantità trasportabili oltre il confine e portando a uno solo il numero di attraversamenti giornalieri. La polizia ha disperso i manifestanti e rinchiuso 20 persone, secondo la radio russa L'Eco di Mosca.